Cari amici, buongiorno e benvenuti al solito appuntamento settimanale di Wine Stories. Oggi, come avete potuto leggere nel piccolo documento scritto, andiamo a parlare di la riproduzione di un vino antico. In realtà sono già diversi anni, anche forse un po' di più, che ci sono degli esperimenti fatti spesso da persone che sono degli archeologi che riprendendo i testi antichi cercano di vinificare come si faceva una volta. E sicuramente la visione oggi di quello che era il vino all'epoca romana è molto evoluta. Qualche decennio fa si pensava che il vino all'epoca romana era una specie di prodotto mescolato con aceto e abbastanza poco interessante. Oggi si sa che quella tipologia di vino con l'aceto era soprattutto per gli schiavi o per le fasce basse della popolazione, mentre invece c'erano dei vini più pregiati per il popolo e poi dei vini buonissimi, probabilmente abbastanza simili a dei passiti o dei botritizzati, anche se le metodologie erano ovviamente diverse, ma dei vini abbastanza simili a quello che può essere oggi un vino passito, e quindi dei vini dolci, molto rotondi e generalmente abbastanza piacevoli. Si sa anche che i latini mescolavano, mettevano acqua, mettevano anche eventualmente in alcuni casi dell'acqua di mare, l'acqua salata. Questi sono tutti elementi che sono, diciamo, oggi conosciuti. Tentativi di fare dei vini dell'epoca, ne ho conosciuti nel sud della Francia. In Toscana anche un produttore che in un momento voleva fare un vino cosiddetto etrusco e recentemente ho scoperto invece questo vino che è fatto in Piemonte. Scusate, questo vino è fatto in Piemonte, probabilmente non so in base a quale vitigno. Così a naso penso alla nascita, ma non sono sicuro, non ho ancora, non sono riuscito a parlare col produttore, glielo chiederò. E vino è fatto con un processo seguendo le istruzioni dei grandi scrittori latini, i quali tra l'altro avevano già definito molti concetti che a tutt'oggi sono dei concetti seguiti quando si vuole fare una buona prassi enologica o di vinificazione. Allora, devo dire che all'inizio sono sempre un po' dubbioso davanti a questi esperimenti, a questi tentativi di fare rinascere, riassaggiare qualcosa, anche perché non abbiamo un punto di riferimento, come dicevo, abbiamo solo degli scritti, possiamo immaginare, ma non abbiamo dei punti di riferimento. Devo dire che in questo caso, al di là dell'aspetto, diciamo, divertente, tra virgolette, di poter o di pensare di poter assaggiare qualcosa che risale al tempo dei Romani, sono rimasto abbastanza colpito dal prodotto stesso. Allora, senza più tardare, vado a versarlo. Il vino si chiama Aureum, è prodotto da qualcuno che si definisce come archeologo, quindi il signor Tabusso. E andiamo a versarlo. La prima cosa che vedrete versandolo è che questo vino ha un colore che è veramente abbastanza incredibile. Per un vino giovane ha un colore dove siamo su del giallo pieno dorato, molto, molto bello, molto brillante. Il naso, ha
ha delle note che sono abbastanza esotiche di frutta matura, dà un'impressione di dolce e nello stesso tempo delle note che sembrano essere un po' ossidative e quindi che ci possono far pensare a dei vini, pur essendo diversi, ma il colore, il naso, questa nota leggermente ossidativa, uno potrebbe anche immaginare un vin jaune del Giura o delle cose un po' particolari, o alcuni Jerez spagnoli. Oppure anche, per averne bevuto recentemente, per esempio un Gewürztraminer un po' invecchiato. Ma qui sappiamo che il vino invece è abbastanza piuttosto giovane. Queste note sono poi dopo un po', diciamo che la parte ossidativa va via e viene fuori molte note speziate, molto speziato, di fiori secchi, di spezie, di rosmarino. Molto molto interessante e abbastanza intenso. Allora, lo assaggiamo. Ecco, allora qui è la sorpresa, perché uno, dopo aver sentito il naso molto dolce, si aspetta effettivamente qualcosa di piuttosto dolce, mentre invece il vino ha un'entrata in bocca molto molto soffice, voluminoso, setoso, e poi dopo un po' a metà bocca diventa di una grande sapidità, per finire con delle note che sono veramente salate e molto molto particolare. Ma c'è da dire anche un'altra cosa, è che mentre l'inizio è molto rotondo, molto grasso, dopo un po' la finale ha una freschezza che lo sostiene molto molto bene e che fa sì che il vino è equilibrato e, devo dire, non affatica assolutamente il palato. Le note sono decisamente speziate, salvia, timo, rosmarino, e con delle finali salate e questa acidità che fa salivare la bocca in finale. L'alcol non si sente assolutamente, è a 12 gradi. È un prodotto, devo dire, abbastanza divertente, interessante, una scoperta fatta recentemente da qualcuno che mi ha offerto la bottiglia e che qui ringrazio, perché come sempre nel vino c'è sempre qualcosa da scoprire. Per oggi è tutto, vi ringrazio e come sempre vi dico large soif, e a presto, a domenica prossima, arrivederci.